Ora vi facciamo vedere come carichiamo la moto. Bisogna spogliarsi perché la temperatura qua sotto non è che sia proprio quella che abbiamo conosciuto in Russia. You got something, something I can never be without, yeah. In your coming, thought I was a man of my own world. Ok ragazzi, questo è come tutti i giorni carichiamo la moto. Ora andiamo a cercare come poter fare l'assicurazione, perché ancora non vi abbiamo detto che l'assicurazione della moto non siamo riusciti a farla, perché siamo entrati nella federazione russa alle 10:30 di sera, dovevamo fare 200 km, quindi siamo arrivati alle 1 di notte. Il giorno dopo, in quel paesino dove abbiamo dormito, non c'era la maniera di farla. Oggi a Mosca abbiamo visto dove poter andare e fare l'assicurazione. Poter star qua una decina di giorni, vediamo adesso in base a quanto ci costa, altrimenti faremo fuori legge e guideremo senza assicurazione. No, cerchiamo di non farlo. Pronti, e adesso promozione dopo 3380 km, due giorni di stop. Dai, devi partire. Giappone, viene duro. La faccina sul vide si esce. Adesso proviamo a impostare il navigatore e ci dirigiamo nel luogo dove dovremmo provare a fare l'assicurazione per la moto. Dovrebbe essere questa qua. Sta scritta qui, dobbiamo trovare. Ok, proviamo. Moto parcheggiata, speriamo che non la tocchi nessuno. We need an insurance for our motorcycle, a Russian insurance. Good morning. We need insurance for our motorcycle. Meglio use your display. Okay. La situazione si fa pagliosa, come si suol dire, perché in inglese non lo parla nessuno. Ci hanno detto che c'è questa macchinina. Forse è solo per prenotarsi. Proviamo con il Google Traduttore. Acquista per fare una polizza. Cambio. Quindi prima. È la prima. Trasporto, turismo, mutuo. Casa, turismo, la seconda. Assicurazione di partire, frontiera, turismo. Il turismo è un migrante, assicurazione di partire, emissioni, no, vaccini, questo, pronti. Turismo. Prendi il tuo talloncino. Ok. 3. Forse abbiamo preso l'appuntamento, adesso. Allora guarda, numero uno. Qua ci sono gli uffici, noi abbiamo il numero uno, bisognerà andare di qua. Speriamo bene ragazzi. We need an insurance for our motorcycle. You need the number of the TV. And then you go to the... Ah, ok. A grandi linee siamo come nelle poste italiane. Dobbiamo vedere nella televisione. Che codice abbiamo? Quando vediamo nella TV il codice H001, dovrebbe toccare a noi. Se riusciamo a fare l'assicurazione, faremo un'altra recensione che magari potrebbe essere utile a qualcuno. Per farla più semplice, ci sono dei baracchini dopo la frontiera, ma noi, come ripeto, siamo entrati tardi, tardissimo, e non abbiamo avuto modo di farla. E questa, che è la Ingostrack, quindi se andate nel sito della Farnesina, è quella consigliata, è quella che praticamente trovate un po' ovunque. La grandina dovrebbe essere anche la più sicura, solo che, come tutte le grosse aziende, bisogna un po' sapersi muovere dentro. Ecco, per esempio, hanno chiamato un codice che noi abbiamo l'H001, quindi non tocca a noi. Un altro codice.
intanto sono andato a prendere l'acqua perché con... tocca a noi, andiamo dentro. Give me please your passport. Yes. Passport. 10 days. Okay. Thank you. Sorry. Yes. Facciamo con Google Translate. You can write. In Russia. Proviamo con il Google Traduttore. Abitazione auto. Ah, patente, ok. International and European patent. Italian. Only one driver. Yeah. Only one. This is number. Yeah. No, moto number. No, moto number. No. This. Da. This. Okay. Mm-hmm. 10 days. 50. Okay. 50, ok. Sei pronta? Pagheremo? Io penso massimo 10 euro. No. Okay. Ok. Ragazzi, meno di quello che pensavo. Sono 401 rubli che corrisponderebbero circa 6 euro. Speak Italian? In cassa? No. Cassa? It's Russian. It's Russian. It's Russian. Cassa italiano. Ok. Ma in russo cassa si dice, cioè si scrive cacca, qua si pronuncia cassa. Anzi, spasiba. Ragazzi, forse il primo caso della patente internazionale ha fatto veramente comodo. Noi la terza che facciamo negli ultimi 10 anni, non ce l'hanno mai chiesta nessuno. Ho sempre pensato che era una simile truffa, questa volta forse serviva, forse no, comunque l'hanno scansionata la pagina del russo. Poi ho avuto anche scansionata la patente europea, quindi torniamo al discorso di prima, non so neanche se sia veramente obbligatoria la patente internazionale, anche se nel sito della Farnesina la danno come obbligatoria. Perfetto, perfetto. Ok. Ragazzi, dopo un paio di sguidi forse ce l'abbiamo fatta. Assicurazione pagata, dobbiamo tornare a prendere praticamente i moduli dell'assicurazione come da noi in Italia. Ok? Grazie. Da Spirania. Anche simpaticissima. Pure una bella ragazza. Apparentemente molto più seriosi di noi. Sì, ma oggi abbiamo fatto passare una bellissima giornata. No, però poi sono in qualche caso anche più gentili di quello che saremmo noi. Comunque, alla fine ufficio efficientissimo. Comprendersi è stato veramente abbastanza complicato, però magari qualche gesto, un po' di empatia, qualcosina. Traduttore. No. Allora, fattibilissimo, ragazzi, fattibilissimo. Sì. Adesso torniamo a prendere la moto e speriamo che nessuno ce l'abbia toccata. Cercavo di farvela vedere. Ecco la nostra assicurazione russa. Alla modica cifra di 401 rubli. Copre la moto per 15 giorni. Poi per quanto riguarda le coperture, ragazzi, io non vi posso aiutare. Quindi confidiamo in loro, ma questa dovrebbe essere l'assicurazione più seria della Russia. Quello che abbiamo letto. Da quel che abbiamo visto non ne fanno tante, non so se siamo stati i primi o i secondi che sono venuti qua. Le persone sono estremamente disponibili, anche chi non riesce a parlare inglese, anche con quel poco che parliamo noi, si adoperano fino ad aiutarci. All'inizio sembrano scontrose, ma poi ragazzi, questa è un'altra testimonianza che se visiti un luogo, cerchi di stare al tuo posto, cerchi di presentarti come una bella persona. Gentile e anche di sforzarti a dire qualche parola nella lingua del posto, perché diciamo la verità, fa sempre piacere.
un tedesco che viene in Italia o un inglese che viene in Italia e prova a dire grazie, buona giornata, è sempre piacevole, in qualsiasi posto del mondo. Quindi noi proviamo a sforzarci anche perché è piacevole e è il consiglio umilissimo che diamo a chiunque voglia viaggiare. Comunque, cacca, come si scrive, in russo si dice cassa come da noi. Come in Italia. Questa parola rimarrà indelebile nella nostra memoria. Adesso si riparte e lasciamo Mosca con l'idea di andare a visitare un paesino a circa 200 km, che è il paesino di Suzdal. Si trova a 3 ore, 3 ore e un quarto. Ah, ecco, importantissimo. La nostra moto ancora c'è, che ne abbiamo assolutamente bisogno per poter tornare a casa. E poi il paesino ve lo racconteremo logicamente con foto, video, come cerchiamo sempre di fare. Ciao ragazzi!